il rapporto con noi giornalisti. Dice che ti lamenti ogni tanto di aver poco spazio. No, non mi sono lamentato di troppo poco spazio. Mi sono lamentato di avere molto spazio sulle sciocchezze, che è diverso. Cioè, io credo che la stampa abbia una responsabilità anche civile, civica, non solo, diciamo, di vendere i giornali o di far vincere il candidato che magari un giornale sostiene o una televisione sostiene. E quindi può svolgere anche una funzione educativa. E io credo che in questa campagna elettorale, in molti casi, non dico tutti, ma spesso, e non lo dico solo con riferimento alla mia campagna, parlo in generale, ci sia stato un accanimento un po' eccessivo su questioni assolutamente marginali e invece ci sia stata qualche distrazione su questioni molto sostanziali. Diciamo che mi pare in alcuni casi sia prevalso l'ordine di scuderia di sostenere un candidato invece che un altro, oppure di seminare zizzagna nel campo avverso. Io credo che su molte vicende questa sia stata la regola, quindi il mio non era uno sfogo, era semplicemente un appello. Io credo che ai cittadini interessino le proposte più che il battibecco di bottega tra personaggi magari marginali, però, come dire, ne prendo atto. Io credo che peraltro ci sia un modo abbastanza semplice, seppur impegnativo, ma che io ho trovato entusiasmante, di evitare o limitare questo problema, che è quello di fare come stasera, cioè di andare direttamente in mezzo alle persone. E ci si mette più tempo e più energia che non a rilasciare qualche dichiarazione a un'agenzia di stampa, un giornale, ma, e colgo l'occasione ancora per ringraziare, dà molto più soddisfazione. Poi in quel caso, diciamo, non c'è l'imitazione o il filtro, c'è l'originale, senza rete di protezione e senza domande precostituite. Si può rischiare, ma credo che ne valga la pena.